Giulia De Lellis ingrassata? Nuovo affondo di Giovanni Ciacci di Detto Fatto. Giulia De Lellis, Grande Fratello VIP, arriva un nuovo affondo di Giovanni Ciacci di Detto Fatto, poraccitudine. Giovanni Ciacci contro Giulia De Lellis, atto secondo, il celebre stilista di Detto Fatto torna a tuonare contro la fidanzata di Andrea Damante, circa un mese dopo l'affondo che fece a Detto Fatto sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia, al Grande Fratello VIP, dice cose inutili ed è indifendibile. Questo in sintesi il pensiero di Giorgio di qualche settimana fa. Così, poche oggi, dal suo profilo Instagram, Ciacci è tornato a lanciare un messaggio alla ragazza. Nulla di amichevole, anzi. Il volto noto di Rai 2 infatti sta organizzando una campagna di televoto pro Cristiano Malgioglio e contro la De Lellis. Entrambi sono finiti in nomination nell'ultima puntata del reality e quindi sono candidati papabili ad abbandonare la casa più spiata d'Italia. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo. Ciacci si schiera con Malgioglio e attacca Giulia, il messaggio su Instagram e la foto sul peso. Ciacci è stato molto chiaro su Instagram, sosteniamo Malgioglio. Vota la poraccitudine. Vota Giulia per farla uscire. Lo stilista, inoltre, dopo aver espresso la sua preferenza per il paroliere, nella foto che ha postato della De Lellis, ha evidenziato il suo bacino e i suoi fianchi, con ogni probabilità per mostrare come l'ex corteggiatrice abbia messo su qualche chiletto da quando è entrata nel reality. La questione però non è passata inosservata. Così le fan della fidanzata di Damante, appena visto lo scatto, hanno smascherato Ciacci, la foto è stata visibilmente ritoccata, visto che lo scatto originale, prontamente recuperato dalle seguaci di Giulia, mostra una De Lellis più magra. Grande Fratello VIP, chi uscirà dalla casa nella prossima puntata?. Schermaglie social a parte, il lunedì s'avvicina e aumenta la trepidazione sia in casa sia fuori, chi abbandonerà la casa più spiata d'Italia? Giulia? Malgioglio? Luca? Raffaello? Jeremias? Difficile davvero fare una previsione, visto che tutti e cinque i nominati godono di largo seguito. Tuttavia, proprio il paroliere e la De Lellis sembrano essere i meno indicati a salutare il reality. I due infatti, da quanto emerso finora, sono tra i più amati dal pubblico, avendo schiere di fan pronte a sostenerli.